Ora si registrerà la conferenza. Allora, la modifica all'articolo 5 del regolamento per le installazioni esterne, Sid Bramati ce la espone. Ah, ok, no, niente, questo argomento è, diciamo, molto semplice perché questo regolamento l'abbiamo fatto da anni e da sempre prevede che i DEOR, cioè le strutture, quelle precarie all'esterno delle attività di pubblico esercizio, debbano mantenere una distanza rispetto al muro perimetrale dell'edificio. Ora ci siamo accorti, è un problema che c'è da sempre, che questa norma ha una sua base che però è nel codice della strada e serve per tutelare il discorso di sicurezza della viabilità pedonale. Di conseguenza, da anni abbiamo la richiesta dei DEOR che ci sono nelle attuali piazze, insomma, sappiamo tutti, principalmente la piazza dell'Antella, in cui la richiesta sarebbe quella di poter appoggiare la struttura direttamente all'edificio. La modifica cerca di andare incontro a questa richiesta perché appunto laddove l'area è pedonale, il pedone può tranquillamente insomma, passare al di là del deor senza avere problemi di incolumità fisica. Oltretutto, per come sono messi ora, per chi magari conosce il deor, per esempio quello di Bangerang, alla fine, messo per come è messo ora, c'ha una pedana che gli garantisce la continuità fra lo sporto di entrata e il deor. E il deor che è a più o meno a 3 metri di distanza, di conseguenza va a finire che il corridoio di 3 metri, anche se è diciamo non occupato dal deor, ma è di fatto suo perché nessuno ha motivo di andare in quella sede lì. Per cui in questi casi sembrerebbe preferibile poter far aderire il deor direttamente all'edificio. Voglio sottolineare che la richiesta principale in questo caso viene dall'esercizio accanto, quindi dal danese per intendersi, quello che era il vecchio Bargalli, che volendo appunto anche lui mettere il deor, da sempre lui ha la pedana attaccata direttamente allo sporto d'ingresso e quindi all'edificio e insomma anche recentemente ci ha chiesto se era possibile andare in deroga al regolamento e poter attaccare la struttura all'edificio stesso. Da questo abbiamo ripreso un po' in mano tutto il discorso che già avevamo in mente di fare, solo che aspettavamo di vedere anche il regolamento edilizio, perché l'idea era quella di fare un regolamento unico e di regolamentare i deor all'interno del regolamento edilizio, però la cosa viene un pochino per le lunghe e quindi sentito l'ufficio urbanistico e l'ufficio edilizio, sentita la polizia municipale, proponiamo di fare intanto questo piccolo intervento sull'articolo 5. Se vi è chiaro, se no ditemi voi. C'è qualche domanda? Io so, la situazione la conosco bene perché abito insomma, qui. Effettivamente, cioè, non ha senso perché c'è tutto lo spazio che uno vuole insomma, per passare anche all'altra parte. Insomma, lì. Sì, Per sinceramente è l'esercizio una striscia adesso, regalata anche alla fine, anche da un punto di e vista per l'esercizio economico. sostanzialmente è molto più comodo averla attaccata perché ci hanno a servire a tavolo, insomma, non c'hanno persone esterne che gli ci passano, insomma. Io non ci vedo problemi, sinceramente. Non ci fosse spazio, ma insomma ce n'è abbastanza, per cui in piazza. Sì, Poi cioè in ecco, altre situazioni non so, io parlo no, delle che conosco, per insomma. intendersi, se dobbiamo fare un paragone a Grastina, per esempio Pizzò, per esempio Caffè 31, la situazione è un po' diversa perché lì, al di là del Deor, c'è la strada, da una parte la Chiantigiana, dall'altra parte comunque la piazza dove c'è il traffico veicolare, e quindi per forza bisogna mantenere una striscia di sicurezza per il pedone. Però appunto è una situazione di base diversa. Chiaro? Ok, possiamo passare al secondo punto che è stato frutto di un lavoro veramente molto, molto grande fatto dagli uffici, cioè dall'ufficio dello sviluppo economico, quindi già un grazie a loro per l'immane lavoro che hanno fatto. È la modifica del piano del commercio dell'area pubblica per quanto riguarda la fiera dell'Antella. Silvia.
Boh, Franci, allora questo io magari dirò delle cose un po' generali, poi forse poi Poi io dico entriamo la nel parte. merito. Chiedo alla Silvia se riesce a alzare il volume in uscita, perché lo sento più lontana, non so voi, io tanto. Ah, Io la boh. sento. Comunque, alzo la voce? Sì, un po' lontana si Vabbè. sente, sì. Boh, vabbè, c'ho le cuffie stavolta, quindi boh, ho messo anche le cuffie. Comunque, allora, dovreste aver ricevuto la planimetria e quindi su quella, sulla base quella, riuscire a vedere come sono, qual è la proposta di disposizione dei banchi. Il tutto nasce da come era disposta la fiera prima del Covid. Se l'abbiamo presente tutte, insomma, c'erano dei punti in cui i banchi erano molto, molto, molto stretti, c'erano dei problemi di sicurezza da un punto di vista di incolumità nel caso se fosse sentito male qualcuno, insomma, la strettoietta lì, diciamo, sotto il parcheggio della Coop dove c'era quello che vendeva i polli per intendersi la parte alimentare. Era veramente molto stretta, non consentiva l'accesso ai mezzi di soccorso, per poi non considerare anche tutto l'aspetto relativo alla normativa antincendio, che se ci fosse stato dei problemi di questa natura, insomma, l'accesso dei mezzi di soccorso sarebbe stato molto problematico. Questo è un problema che da sempre ce l'abbiamo, però abbiamo sempre detto, vabbè, dobbiamo in qualche modo risolverlo. Non è facile rivedere 100 e passa posteggi della fiera, era solo un giorno l'anno e quindi, insomma, si rimandava un po' il problema. Con il Covid, l'anno scorso, la normativa Covid ci ha imposto un distanziamento fra i banchi e quindi ci ha per forza obbligato a rivedere, seppure in via sperimentale, la disposizione dei banchi in modo da garantire tutte le distanze Covid, l'accesso ai mezzi di soccorso, eccetera. Da quello abbiamo visto che gli ambulanti stessi si sono trovati molto bene, quindi sono stati anche loro, diciamo, in qualche modo a caldeggiare una possibile insomma, conferma di una disposizione diversa dei banchi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere insomma, a pulito una possibile distribuzione, cercando di distribuire i banchi in modo che tutti i punti strategici del paese siano garantiti, la scuola, la Misericordia, la carrozza 10 dove c'è il teatro dell'Antella, insomma, quindi tutti questi punti qua e cercando anche di distribuire i banchi in modo che il pubblico sia invogliato a fare il percorso completo. Gli alimentaristi sono stati messi un po' da tutte le parti, eccetera. Niente, questa è una proposta, l'abbiamo portata anche alle associazioni di categoria, hanno espresso parere positivo, quindi è stata concertata. Al momento, ecco, e tutti i pareri sono positivi. Ora, manca appunto la parte proprio prettamente politica del comune. Poi, Franci, non so se vuoi Sì, no, aggiungerti infatti qualcosa di specifico. aggiungo due cose, no, solo perché appunto magari chi non è nel vostro ufficio come me, che insomma ormai è diversi anni e me lo ripetete, magari non è immediato capire la complessità di rifare il piano della fiera. Ovviamente già di per sé la concertazione con... Allora, partiamo da un presupposto. La volontà era di non togliere nessun posto, quindi di lasciare tutte quelle che sono le postazioni, anzi ne abbiamo aumentate qualcuno, giusto Silvia? Le abbiamo rimesse quelle tre. Sì, l'anno scorso eravamo stati più No, bassi, ma cioè non sì, abbiamo rimesso quelle tre che non avevamo assegnato nella fase sperimentale perché erano spunte e quindi ora le abbiamo reinserite in modo da dare appunto la possibilità a tutti di partecipare, il numero ecco, che massimo. tecnicamente all'atto pratico significa tre posti di lavoro, cioè, perché poi bisogna anche appunto guardare questo aspetto. I banchi della fiera sono 119, Sì, Silvia? 119. lo vedete Quindi, bene però nella planimetria. sì, disporre, ora io non trovo la planimetria, per questo non mi ricordo bene i numeri. Comunque sono 119, immaginatevi a disporre lungo tutto il paese 119 banchi, rispettando le distanze perché i banchi possano far manovra, perché si possa aprire la tenda, perché ci sia il passaggio, eccetera. Ovviamente guardando anche il discorso della viabilità, il discorso, come diceva Silvia,
dove c'è una scuola, dove ci sono, insomma, dove devono passare mezzi di soccorso, eccetera, eccetera. La disposizione è stata ragionata punto per punto, questo lo sappiamo anche noi che non siamo proprio del settore, che gli alimentari sono quelli che poi attirano le persone. Quindi la disposizione dei banchi alimentari, degli alimentaristi disposti in un modo appunto ragionato perché ci sia la voglia da parte delle persone che verranno alla fiera di visitare tutta la fiera e non lasciare dei punti, tra virgolette, più morti, perché ovviamente poi le persone che lavorano in quella parte lì risulterebbero poi penalizzate. Era necessario fare uno spostamento sia per risolvere il problema, appunto, come diceva Silvia, della parte più stretta, eccetera, ma anche in previsione di quelli che saranno i lavori del lungo isone, la disposizione dei banchi sopra, come avviene ora, non sarà più possibile. Tutto questo preservando lo spazio, perché ci sembrava comunque una cosa importante da preservare, lo spazio per gli animali che appunto sono quelli che ci sono il sabato e la domenica, che rendono l'iniziativa, diciamo, intanto di 3 giorni e non di uno solo, e comunque ha sempre avuto dei buoni risultati. Ovviamente diventerebbe proibitivo sia da una parte pulire la sera stessa della domenica sera, perché poi ci potessero mettere i banchi il lunedì, sia sperando di tornare a cose normali, magari mantenendo gli animali anche il lunedì, così che i bambini delle scuole possono essere accompagnati a vederli, eccetera. Questa è un po' l'idea. Comunque, ovviamente c'era il problema anche di rimettere a pulito lo spazio praticamente nella notte della domenica, che perché i banchi iniziano ad arrivare molto presto il lunedì mattina. Il lavoro appunto con le associazioni di categoria è stato un lavoro lungo, però insomma poi ha portato un buon risultato, perché insomma, abbiamo trovato una quadra e questo non era scontato. Quindi direi che insomma è il momento di provarlo sulla prossima fiera, per questo la necessità di passarlo ora, perché poi alla prossima fiera ci siamo. Questo significa anche dover rifare i segni per tutti i banchi su tutta l'antenna praticamente, insomma comunque tutte le parti dove ci sarà poi la fiera. Quindi era necessario passarlo al Consiglio Comunale di luglio, perché si possa poi dare via ai lavori appunto della segnaletica. Basta, non so, mi sono dimenticata qualcosa, Silvia? No, anche perché no, aggiungo solo che dovremmo rifare anche poi tutte le graduatorie, perché cambiando la Ah, ecco. disposizione di più del 50%, dobbiamo ricostruire l'anzianità di tutti e 100 e passa gli ambulanti, e tutti poi dovranno scegliere dove collocarsi, nel senso le caselline c'è alimentarista, però quale sia l'alimentarista, se il signor X o il signor Y, dovrà essere fatto in seguito a tutto il bando di anzianità, e quindi poi la riassegnazione dei posteggi. Quindi insomma, per noi c'è ancora tanto lavoro da fare. Dovesse No, essere anzi, approvato il questo. piano, poi c'è tutta la parte per la riassegnazione dei posteggi. Anzi, questo in verità è forse anche il lavoro forse il lavoro più grosso, no, ma è un lavoro molto grande, perché c'è da ricostruire di ogni singolo banco la storicità. E con la vendita del banco, cessione dello spazio, eccetera, insomma, è abbastanza caotica. E sicuramente sarà un lavoro lungo. Questo ovviamente poi permette di fare una graduatoria, e così ci sarà l'alimentarista, e sarà il primo alimentarista, e potrà scegliere quali dei posti per alimentaristi vuole occupare. E diciamo che da questa scelta va avanti per i prossimi 10 anni. Sì,
La graduatoria viene fatta sulla base dei criteri che avete approvato nella modifica del regolamento del Consiglio Comunale scorso. Sì. Quest'anno siamo spesso sul regolamento del commercio e l'allegato piano. Sì, e non è finita qui perché lo possiamo un po' accennare, ma insomma ci sarà quando inizieranno i lavori a Grassina, al parcheggio, ci sarà il problema del mercato di Grassina, quando ci saranno i lavori lungo l'Isone ci sarà il problema al mercato dell'Antella. Quindi insomma riaffronteremo l'argomento più volte. Curiosità, ora insomma è fuori tema fra l'altro, ma c'è già una previsione o si pensa di farlo verso, che ne so, nel viale verso la Misericordia? Non si fa il mercato quando ci sono i lavori lì lungo sotto gli alberi all'Antella? Bella domanda. L'unico Allora, posto che mi viene in mente è dove facevano il mercatino di Calcet prima, no? Nel viale, quello verso il cimitero, non so. lì c'è un problema. Allora, stiamo valutando ancora, onestamente, perché la prima idea era metterli dove c'è il tendone degli animali, per intendersi, c'è una parte lì e Bellissima l'altra, giardina, insomma. sì, e l'altra parte invece praticamente di fronte, accanto alla, cioè lì all'ingresso Vicino del carico, Centifaio, insomma, in quella zona lì. in tutta quell'area lì, e quindi diciamo il trippaio veniva inglobato nel mercato. Però così, da una misurazione fatta con la rotella, ma insomma non specifica, però insomma fatta con la rotella, non ci rientrano. Anche lì, ovviamente, lo stesso discorso, cioè non è che puoi dire a due, tre banchi, ora voi per 2 mesi che ci sono lavori non venite. Ecco, quindi quello è un problema. Metterlo dove dici tu, Sandra, c'è il discorso che c'è la Misericordia, c'è C'è la scuola, la scuola, c'è il il cimitero e poi ci sarebbe da fare il discorso di via Bocci. Si chiama via Bocci, Silvia? Quella che viene invertita. E che farlo in modo continuativo per 2 mesi tutti i giovedì, insomma, comporta un lavoro non da poco. Oltre appunto alla strada che non è in perfettissime condizioni, è una strada privata d'uso pubblico, però insomma, Scusa quindi lì. Francesca, non ho capito che c'è da Gabocci, però. Gabocci ne ha punti. No, è quella No, via lì. Bocci, infatti. Ho Come capito, si chiama? è quella che si fa la convenzione tutti gli anni per la fiera per Poggi. consentire il passaggio alle No, macchine. vabbè, È vicino a insomma, Bixio, non è però lì. l'Antella, ecco, no, è per Una via. capire. Ma Qua, dentro il guarda. pianino Bixio, no? Vizio, Quella che vizio, parte dal vizio, pianino Bixio, vizio, da via Regina Matteo, della Misericordia e ritorna via Peruzzi. via Bixio, Matteo, quello, pure, cazzo quello. Matteo. Comunque una soluzione per l'Antella c'è. La Cioè? chiudiamo definitivamente la strada d'accesso e questa finita. Ma che belle Ma nemmeno gli assinessi per l'adozione. Ma gli hanno attaccato. No, a parte le stupidaggini, ma non è semplice, no? Ci pensavo l'altro giorno, perché sai, i banchi sono mia poi, un pochino, che lì insomma sembrano pochi, però poi tu li sposti, tu ti rendi conto che gli spazi non sono facili da trovare. Anche perché quel Infatti. tratto di strada sono 150 metri. È quello che diciamo anche noi, sembra facile spostare i banchi, ma poi non lo è Sembra mai. piccolino effettivamente rispetto a Ponti o a Grassina, è piccolino, però è capito, no, proprio piccino Guarda, secondo ci sarà 2 banchi di differenza, o me. forse Forse uno. perché è tutto lungo in quel modo, gli altri invece sono a No, più. no, no, non c'è una. Ci sarà 1 o 2 banchi di differenza con quello di Bagnarripoli. Mi sembra che Grassina. Addirittura, a me mi sembra così piccino della Bagnarripoli. Più grande, l'Antella? Secondo me un pochino, sì, Ponti è grande, come spazio, eh. Sì, ma va anche. Vabbè. Non me li ricordo a mente ora, Lontano, sì. però
Sono dai 20, dai 28 ai 32 banchi nei tre mercati. Sì, ora il numero Così io non lo so tanti esatto. sono, allora mi ha detto. 28 Sì. manca la tela, sei sicura? Io il numero onestamente non me lo ricordo, Non però mi sono sono stata messa a scritta per contarti, ma ci lungo. vuole quasi 12 giovedì. E poi c'è anche il mercato contadino in fondo, e anche loro sono tre o quattro banchi. Insomma, C'è anche che tutta la zona del chilometro zero, effettivamente se uno si rimette a, insomma, un po' di roba c'è. Insomma, chilometro zero, filiera corta, insomma. ma si è finito? C'è altre domande? No, io se voi non avete altre domande, Martelli personalmente no, sono puoi cose semplici, utilizzare ma il mercato su tutta la galleria. potrebbe essere un'idea. No, Io è leggo. un problema, ma come è un problema spostare, come sarà un problema spostare anche il mercato dei grassi, no? Perché lo facciamo lì, perché non c'è un'altra area dove. Grasso non mi sembra ancora più, perché dopo mi fare in piazza, ti piglia tutto il posto, No, cioè in non è un allora, in problema. No, piazza ci stanno tipo troppo vicina. 9 banchi No, su e pensavo, 33. Io sono quasi sicura iniziava a e. star rosso e la piazza l'assomma. Insomma, non è una cosa semplice, insomma. Ma sai, se lo metti lassù, poi chi ci va? Non ci va nessuno. Cioè, nel senso, gli devi dare anche Agibilità. una. Sì, ma non solo agibilità, cioè che ci sia un ritorno commerciale. Cioè, Lassù lassù no, è. grazie, mi sembra ancora più problematico trovargli un posto. Lo è. Ah, e Matteini, scusa, l'ho letto ora il messaggio. Ah, qui c'è scritto, no, ho visto, non No, so niente. pensavo fosse una battuta di. No, 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 ma pensavo fosse una battuta tua. Ah, sui tetti Non della avevo galleria, letto l'ha il detto. messaggio. Io ho detto Anche quello mi Matteini, sembra un po' scomodo, ancora peggio fanno nel parcheggio la Star Rosso. ho detto. Mi sembra che sono troppe Comunque, cose che si può fare a quella galleria. Alla fine. alla fine fa come con la casellina, quel bello Perfetto. obbrobrio, rimane in quel Va su tutti i modo. giorni, guardano proprio. Vabbè. Comunque, questa, cioè la fiera dell'Antella, diciamo, era quella più urgente anche perché Se c'è sono da per. rifare tutti i posti, se no per i primi d'ottobre diventa un problema. Appunto, e poi perché è, diciamo, quella più imminente, anche più imminente dei lavori a Grassina e dei lavori all'Antella. Però sì, ecco, bisogna, c'è cioè bisogna, cioè abbiamo già iniziato a mettere la testa, però la soluzione definitiva ancora non c'è. Abbiamo delle idee, ma bisogna vedere appunto con misurazione alla mano se è possibile. Puoi farlo, ecco. Quindi, perché c'è da tenere presente che, a differenza della fiera, che comunque è un giorno l'anno, il mercato ha ovviamente una cadenza settimanale, quindi. Cambia la viabilità tutti i giovedì o tutti i venerdì, tu puoi fare questo, cioè come tu fai? Capito? Quindi è anche questo, dice, mettiamoli tutti in via Brigate Partigiane. Quindi tutti i giovedì chiudi via Brigate Partigiane? Cioè, che Un costi ha? delirio. No, ma poi che costi ha anche poi per l'amministrazione e quindi per tutta la comunità? Perché la chiusura delle strade, la chiusura di una strada come via Brigate Partigiane ovviamente comporta una mole di lavoro e di persone sul posto che hanno un costo che Ci non è vuole stare sostenibile in più 12-15 provvedimenti. giorni, cioè è possibile. Dai. Poi insomma, so se ti è presente quando c'è il doppio senso in via Peruzzi che casino è, ma un giorno l'anno, insomma. Sì, ma poi è un giorno l'anno ed è un giorno in Il cui lunedì la gente lo l'Antella. sa che quel giorno c'è la fiera. Cioè, per l'Antella è un po' la festa del patrono, la fiera, no? Cioè, nel senso che è Sai che quella, si sa. il padrone del Ferragosto non c'è nessuno, sì che insomma, però non. No, non so. Quindi, no, sì, dobbiamo capire, anche perché, insomma, sarebbe auspicabile uno spazio pubblico
è uno spazio privato, ovviamente bisogna riconoscere una sorta d'affitto. Quindi, insomma, è una cosa di non immediata risoluzione, ma la dobbiamo trovare e troveremo una soluzione, ovviamente. Quando abbiamo idee un po' più chiare, tanto ci sarà da rifare una commissione anche quello, ve le diciamo. Non le sveliamo ora, se no Matteini le scrive. Lì pronto, era già pronto, ci aveva già lo scoop in mano. Quindi Matteini, vada per il tetto. Qualcuno No, però ecco, è una cosa sulla quale bisogna lavorare e non è di immediata risoluzione, ripeto. Quindi si accettano anche suggerimenti, se a qualcuno viene in mente spazi creativi. mercato dentro i giardini alla fine. Ma no, no, forse ci avete già pensato, non è fattibile, ma la strada di Montisone va verso la Misericordia? L'ho già detto, hanno detto Quella ci sono dei diceva la problemi. No, Sandra. Ah no, scusa, me l'ho sentita allora. ci sono dei problemi, bisogna valutare anche lì, perché, ripeto, si tratta di tutti i giovedì. Capito, ma l'antenna, Francesca, non è che c'è Se stata non in strada, quindi. è la parte dei giardini, questa parte di qua dove c'è solo ragazzi a giocare a pallone il pomeriggio, c'è l'olivo, per capirsi. C'è Non è quella che parte lì. Ma fai hai nella presente? regionale all'inizio del paese, ma un po' scomoda Hai forse. presente che c'è da trovare circa, andiamo nel mezzo, 30 spazi di mediamente 6x5? Eh sì, sono grossi più o La meno così strada di anche. fronte alla Misericordia senza comprendere la strada, dice Mattini, seriamente. Lo so, ma stiamo prendendo la Aspetta, strada che di stretta. Poi ci sono i camion negozio, quindi sono Chi si mezzi faceva il da mercatino di negozio. Calcite, ma banchini di Calcite sono quelli anche in mercato, c'hanno altre dimensioni. Se no se ne va, Vabbè, dai, speriamo, l'antenna, speriamo. oh. No, 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 leggevo quello che aveva scritto appunto Francesco. No, poi sul prato ovviamente significa anche distruggere un prato poi, eh. Lui poi non ha i Quindi, bagni, no, dai. c'è anche questo aspetto lì, quindi non è no, quella neanche non il l'abbiamo bagno. nemmeno presa, quella non l'abbiamo nemmeno presa in Dato non esiste, dai, considerazione. mi fanno con i banchi sul mercato, sul prato, dai, sciugnosa. Quindi va bene, ma un'idea ce l'abbiamo, ve la riserviamo quando Avanti. è più strutturata. Va bene? Io se non Va ci sono bene. altre domande, Adesso di ci no. vediamo prossimamente. Chi la Beh. porta in consiglio? Porterà lui, di solito. Chi io? Ma Entra io sempre a porto di sbottonarla a meno, Sandra. qualcuno, Ma eh. vai, sei roba di mercato, roba di bottega, roba tua. Dai, dai, trova te. Sentilo, sentilo. È già lì che io ho anche due varianti di urbanisti da portare. Fare ai tuoi colleghi di commissione. Sarà facile, Vabbè, sgomiteranno. dai, ci guarda, dai, via, si Comunque, guarda. quando avete deciso, quando avete Io non so se ci sarà il consiglio perché dipende dalla data, se come? dipende quando sarà la data del consiglio, molto probabilmente non ci sarò, sicché non lo so, non mi posso Come proprio quando reggere. sarà? Non è 28 probabile, no? 28 ormai, Il 28 consiglio probabile, 28 sicuro. forse mi Fine confermo, 28. No, è il 28 sicuro, non è probabile. Capito bene il 28, perché 28 se sicuro, ancora non si sa sente perché ci qualche dai, problema, bisogna vedere se devi non me lo fare hai lettera inviato dopo. testamento, baciare il tuo testamento, come dire io, Gruppo ci e sono quindi già era tanti. probabile. Oh. Oh, parla in 10 per volta però, non capisci nulla, eh. Nulla. Comunque, no, però vi volevo chiedere, quando avrete deciso chi porta questi argomenti, questi due punti in consiglio, me lo fate sapere, io non sono nella chat vostra dei consiglieri e quindi non lo saprei altrimenti. Quindi se mi mandate un messaggino, quando avete deciso chi lo porta, così magari ci si dà un colpo di telefono e ci si confronta anche un attimo. Sì, comunque dai, o io la Sandra, dai. Vabbè, va
Giocatevela a paro dispari e poi ditemelo. Va bene?